2 anni fa, quando pubblicai questo libro, sembrava veramente un'utopia, cioè la conversione della politica, delle imprese, della finanza, la sostenibilità sembrava un sogno. Oggi sappiamo che invece questo sta diventando un paradigma nuovo, anche una moda, ed è evidente che ci sono cose serie e cose meno serie. La finanza ha capito che è il futuro, o è sostenibile o non c'è futuro. Quindi per suo interesse sta orientando gli investimenti su imprese, progetti che hanno una durata di medio-lungo periodo. La politica ne parla di più, ma è meno coerente. Perché? Perché si tratta di rispondere magari alle elezioni tra 6 mesi di problemi che invece richiedono decisioni di medio e lungo termine. Ecco, la lotta allo short-termismo, cioè all'oggi, è una lotta che accomuna sia finanza che politica. Noi presenteremo il 26 febbraio, proprio qui all'auditorium, la nostra analisi della legge di bilancio, gli oltre 1000 commi della legge di bilancio 2020, alla luce dei 17 obiettivi, dei 169 target. È chiaro che in questa legge di bilancio ci sono cose importanti come fondi per il Green New Deal, tutti da impiegare realmente, e altri aspetti interessanti, ma i nostri 600 esperti che proprio in questi giorni stanno analizzando la legge ci daranno un quadro completo. Sappiamo che i tempi con cui dovremmo cambiare la nostra politica sono molto stretti e da questo punto di vista la legge di bilancio, pur contenendo elementi positivi, non dà quel grande cambiamento di cui avremmo bisogno. C'è un grande rischio, tutti parlano di questo, ma un risparmiatore che vuole ad esempio investire in fondi veramente responsabili e sostenibili non ha ancora le conoscenze. Qui i consulenti hanno un ruolo importante, ma direi che in generale il mercato non ha ancora trovato un accordo su quei criteri che identifichino esattamente quali investimenti sono sostenibili e quali no. L'Unione Europea entro quest'anno dovrebbe definire la cosiddetta tassonomia, cioè la classificazione di investimenti sostenibili e non, e questo sarà un grande contributo. Ma l'Italia si deve preparare a fronteggiare questa nuova regolamentazione e credo che siamo un po' indietro.